siamo qui con Radio Vostok in uno spazio particolare per l'occasione, che è quello di Palombella Rossa, l'associazione di commercio equo e solidale che a Cavalletti Treni è soltanto poco, inaugurata pochi mesi fa, abbiamo alzato qui l'82, e allo stesso tempo in questo spazio, attendendo l'intervento di Riccardo Cristian Falcone, abbiamo il piacere di avere un intervento ancora più autorevole di Anna Garofalo, che è qui diciamo questa sera da noi, e il referente provinciale di Libera a Salerno, in pratica una sorta di coordinatrice, giusto? Possiamo dirlo senza... In effetti è un'intervista estemporanea che facciamo per la radio, ma diciamo, approfittiamo proprio prima che lei intervenga in questo incontro che per il negozio in questione abbiamo chiamato Rendezvous, con un hashtag che riprende una canzone dei Gregori che dice dalla stessa parte mi troverai, proprio perché vogliamo far sì che questo punto sia anche un'occasione culturale per diciamo, fare in modo che ci si incontri, che al di là di smuovere le coscienze e usare qualche altro luogo comune per l'occasione, ci possa essere proprio un modo di poter parlare di che cos'è quello che si trova in un posto come un equo e solidale. Noi per esempio qui troviamo la pasta di Libera, però allo stesso tempo molte volte una sigla importante come Libera, che esiste ormai già da più di 20 anni, molte persone conoscono soltanto così per sentito. E quindi l'occasione di avere qui un referente così importante come Anna è l'occasione anche per chiederle che cos'è Libera. Buonasera, grazie dell'invito. Cos'è Libera, dirlo in due parole? È un po' difficile, insomma. Libera è un'associazione di associazioni, sono 1600 associazioni che aderiscono a Libera Network, ed è nata come associazione di associazioni, poi è diventata Nomi e Numeri contro le mafie, volendo dire che a Libera hanno poi aderito anche singole persone, scuole, sono oltre 3.000 le scuole che aderiscono a Libera, e lo dice la parola, associazione Nomi e Numeri contro le mafie. L'obiettivo di Libera da 20 anni esattamente quest'anno, l'anno di Libera, è impegnato ormai dal 25 marzo del 95 nella lotta contro le mafie, per sviluppare una cultura alternativa a quella delle mafie. Quindi diciamo che questo già basta a dare il tono della serata che ci apprestiamo a vivere. L'altra domanda che diciamo è dopo è come è organizzata Libera? Beh, diciamo che Libera in questi 20 anni ha fatto tante esperienze, insomma. In qualche modo è cresciuta tantissimo. Prima si aderiva a Libera a livello anche personale, individuale, si era Libera, insomma, sul territorio. Ma un'associazione che ha avuto questa crescita e che ha un presidente che si chiama Luigi Ciotti, che in questo momento è una delle persone più scortate d'Italia dopo il presidente della Repubblica, ci richiama tutti ad una responsabilità che vuole un'organizzazione territoriale un po' più di riferimento, insomma, un po' individuare a chi parliamo, chi ha la responsabilità delle cose che si dicono e che si fanno. Perché oggi l'antimafia è diventata quasi un'operazione di costume. Basta vedere Mafia Capitale, basta vedere che cosa è successo con il sequestro dei poteri Virga a Palermo. Giorni fa, esattamente una settimana fa, sono stati sequestrati 1.600.000 di beni a persone che avevano denunciato il pizzo nel 2010, che avevano fatto un processo con il Dio Pizzo e che avevano fatto sciogliere il comune di Sidmeri per infiltrazione camorristica. La DIA, in seguito ad indagini economico-patrimoniali, ha scoperto che questi imprenditori della Croce Struzzo avevano soltanto voluto riciclare il loro nome, spostare l'interesse da loro stessi, e che erano quelli che si erano aggiudicati miliardi di appalti di opere pubbliche e che quindi sono stati praticamente arrestati e sequestrati bene. Perché? Quindi questo ci chiama alla responsabilità di organizzare Libera sui territori, con dei referenti e dei riferimenti. Il nucleo base dell'associazione Libera sono i presidi territoriali. Stiamo provando a fare in modo che si crei una rete di persone riconoscibili e riconosciute,
che abbiano degli ideali condivisi, che sono quelli di Libera, e che abbiano la responsabilità di capire qual è il loro ruolo, che quindi non è soltanto soggettivo e personale, ma è una responsabilità collettiva che appartiene a tutta la famiglia di Libera. Quindi questa è la velleità, diciamo, del prossimo futuro, di fare qualche paradosso come questo siciliano. Sì, perché Francesco, se tu, Libera, lo dicevi prima, sono 20 anni, eppure la mafia c'è ancora. Sì. Sono 20 anni di educazione alla legalità nelle scuole, sì, eppure quello che noi vediamo tutti i giorni, quello, sì, che viene denunciato dai media tutti i giorni, la cronaca, sì, ci racconta di episodi di illegalità diffusa. Sì. Quindi questo ci chiama a interrogarci anche su quello che abbiamo fatto. Probabilmente non basta la legalità raccontata, rappresentata, sì, dichiarata. Quello che ci vogliono esempi concreti. Quindi quali sono gli esempi concreti? Uno lo state facendo voi, sì, quando mettete nelle vostre botteghe i prodotti di Libera. Sì. Gli esempi concreti sono praticamente fare in modo che i nostri ragazzi possano vedere che le mafie si possono sconfiggere. E come? Non solo arrestando i mafiosi, non solo mettendo in galera, non solo sequestrando i beni, ma fare in modo che quei beni diventino beni comuni, possibilità di lavoro, di sviluppo, certo, legale, e dove le cooperative di giovani ed anche di inclusione sociale possono avere un'alternativa a una situazione di grande sfiducia complessiva, di povertà diffusa, di mancanza di lavoro. Cioè bisogna fare in modo che si abbia una visione tangibile, concreta, che le mafie possono essere sconfitte. E dove? Toccando i loro patrimoni. Perché ci fanno parlare sempre, faranno anche le marce se caso, saranno con noi, tanto non andiamo a toccare niente, ma se gli tocchiamo i loro interessi economici, se quegli interessi economici da segno del potere diventano il potere dei segni, perché li trasformiamo facendo diventare altro, dandogli un significato etico, morale e pragmatico, certo, lavoro concreto, pulito, onesto, mettendo in piedi un circuito virtuoso di lavoro. Pensate che l'8 di luglio a Battipaglia dei giovani ragazzi hanno dato vita a un bene confiscato che si chiama Caffè di Tutto Marzo, dove lavorano 4 ragazzi, tra cui 2 dell'ICAT. Quel bene, che era appartenuto a dei camorristi, la famiglia Campione, è gestito da Prestanome, è diventato il simbolo del riscatto sociale. Si chiama 21 marzo perché è proprio giornata e ricordano le fatti vincenti di tutte le mafie. Io credo che, per quanto estemporaneo questo intervento, sia stato molto molto esaustivo. No, è stato molto esaustivo. Noi non pensavamo neanche di poter fare un'informazione così concreta, così intensa, in pochi minuti. Sotto questa è una striscia che noi per Radio Vostok cerchiamo di, come dire, di fare proprio stringata, perché sia più immediata. Sì, però siamo contentissimi, siamo onorati di averti avuta qui. Grazie. Da noi, e cercheremo magari e dopo aver incontrato Anna Garofalo, referente provinciale di Libera a Salerno, un po', diciamo, la coordinatrice, abbiamo, come si dice, dicono gli americani, last but not least, io sono pessimo con le lingue, diciamo ultimo ma non ultimo, abbiamo qui Riccardo Cristian Falcone, che è un po', come dicevo nell'intervento di prima, l'ideale referente, come dire, in una staffetta con Anna Garofalo, appunto, dove finisce una persona come lei, una coordinatrice come lei per Libera, cominci tu con il tema dei beni confiscati alle mafie, dico qui, per quanto riguarda Libera a Salerno, giusto? Sì, noi ci siamo dati ormai da qualche tempo, insomma, da quando è nato il coordinamento provinciale di Libera a Salerno, una strutturazione che ci mettesse nella condizione di lavorare per settori, perché, insomma, la rete di Libera negli ultimi anni è diventata davvero una rete enorme che si occupa di tanti temi, non solo quello della lotta alla mafia in senso, come dire, culturale, perché questa è la nostra battaglia, certo, per l'organizzazione mafiosa, una battaglia ovviamente di carattere culturale, che affianca quella repressiva delle forze dell'ordine e della magistratura, che non smetteremo mai di ringraziare per il grande lavoro che fanno. Ma poi Libera si occupa del tema dei diritti, si occupa del tema della dignità degli esseri umani, si occupa, e in questo luogo mi fa piacere dirlo, insomma, sì, di costruire un modello alternativo di economia. Non abbiamo specificato, è stata una mia mancanza, di dire che questa è un'associazione ed è un punto equo e solidale, si chiama Palombella Rossa, è sorto a fine marzo con l'inaugurazione
del 29 marzo ed è a Cava dei Tirreni. Questa associazione Palombella Rossa, oltre ad essere un negozio, una bottega che è solidale, è soprattutto un punto di riferimento culturale da adesso in poi, con questi incontri che abbiamo chiamato Rendezvous, con un hashtag dalla stessa parte mi troverai, da una canzone di De Gregori, proprio per poter spiegare a chi in effetti viene qui nel negozio che cosa vuol dire, faccio una carambata, un pacco di pasta come questo di Libera. Il lavoro e l'impegno e anche il sacrificio che c'è delle persone che hanno fatto in modo che arrivasse questo pacco di pasta nel nostro negozio, così possiamo giustificare anche il prezzo e il motivo per cui noi vendiamo soltanto questa pasta nella nostra bottega. Noi, oltre a rappresentare Palombella Rossa, abbiamo un binomio con la radio che rappresento, io sono Francesco Della Carce, come ho detto qui c'è Riccardo Cristian Falcone che rappresenta Libera a Salerno, e diciamo rappresentiamo una radio che è sul territorio, sempre qui a Cava, che è Radio Vostok. In questo caso stiamo approfittando di questo intervento nell'associazione Palombella Rossa, prima della dottoressa Garofalo, che è anche un insegnante, quindi è una che va nelle scuole, e poi di Riccardo qui, proprio per spiegare alle persone cosa vuol dire, cos'è il messaggio di Libera che festeggia 20 anni quest'anno. Sì, 20 anni nel corso dei quali, come vi dicevo, questa organizzazione è cresciuta in maniera enorme. Oggi Libera è una rete di associazioni, perché ha questa caratteristica, è un'associazione di associazioni che mette insieme oltre 1600 realtà associative, gruppi, parrocchie, oltre 5000 scuole, decine di facoltà universitarie e migliaia di singoli cittadini che hanno deciso di condividere un impegno che è quello appunto di educarci alla legalità responsabile e democratica. E la pasta che tu mostravi qualche istante fa è uno, credo, dei prodotti e dei risultati più belli di questi 20 anni di lavoro di Libera, perché questo è un prodotto che nasce sui terreni confiscati alle mafie, quindi da grano coltivato sui terreni confiscati alle mafie, trasformato da giovani che sono messi insieme, hanno costituito delle cooperative e hanno dato vita, appunto, hanno ridato vita a quei luoghi che si sono trasformati da segni del potere criminale in, come dire, segni del riscatto di quegli stessi territori. È una vera e propria sfida. Io leggevo i nomi evocativi di alcune associazioni come Bacino Rizzotto, come La Torre, come anche qui vedevo Corleone, e un altro posto, diciamo, nel calabrese. Esistono 10 cooperative a marchio Libera Terra, insomma, poi chiariamo anche questo, cioè sono 10 cooperative nate con bando pubblico sui terreni confiscati, alle quali Libera ha concesso l'utilizzo del marchio di Libera Terra, che non è null'altro che un marchio di qualità. Se i prodotti e le cooperative che appunto realizzano questi prodotti rispondono a dei requisiti di qualità, ma anche di rispetto del lavoro, di rispetto delle persone, Libera concede un marchio di Libera Terra. È veramente una rivoluzione, perché, lo dicevamo prima, immaginare soltanto 15 anni fa che oggi i terreni appartenuti a Provenzano, a Rina in Sicilia, ma agli indranghetisti in Calabria o a Zazza, a Castelvetturno, qui in Campania, oggi potessero essere vissuti da giovani, guardate bene, non in altri luoghi d'Italia che passano qui meritoriamente a darci una mano ma poi vanno via, ma giovani del posto che si impegnano, che decidono di dare vita ad una economia nuova, alternativa, diversa, facendo in modo che i beni confiscati diventino appunto in questo modo lo strumento per creare un modello di sviluppo alternativo in questi territori. Punto di dirci nel prossimo futuro quali sono le velleità della tua associazione, magari anche le tue particolarmente inerenti adesso. Noi abbiamo un sogno, i sogni esistono perché ciascuno di noi si impegna nel realizzare. Il sogno è di sconfiggere definitivamente le mafie. Spesso mi chiedono, ma insomma, in maniera un po' pessimistica, ma ce la faremo? Io rispondo di oscillare tra l'ottimismo del cuore e il pessimismo della ragione. Io credo che non riusciremo a sconfiggerle domani, perché le mafie sono cambiate, hanno avuto dei colpi molto duri, ma sono comunque ancora molto forti in questo paese, sfruttano canali diversi, abiti diversi, meccanismi diversi. Oggi la vera mafia è quella che nasce quando si incontrano le organizzazioni criminali, i delinquenti, i mafiosi senza il sostretto, l'imprenditoria,
l'ideologia disonesta e la politica disonesta. In questo intreccio c'è il cancro di questo paese. Noi ci poniamo la sfida quotidiana, molto semplice, se volete addirittura banale, di essere giorno per giorno nel nostro piccolo cittadini responsabili. Educarci a questo significa educarci al cambiamento e alla speranza di sconfiggerli una volta per tutte. Beh, non posso che ringraziarti qui da Paolo Bennarossa per Radio Vostok. Io sono Francesco Della Carcia, ringrazio ancora Riccardo e Cristian Falcone e ringrazio Libero soprattutto che ci ha concesso di averlo qui per questo incontro e per questa intervista. Grazie a voi.